L'altro discorso che arrivava ieri dalla conferenza stampa è che questo possa essere una manovra di bilancio con zero emendamenti, perché questa è una richiesta che è arrivata direttamente dal governo relativamente alle forze di maggioranza, però sarebbe auspicabile se detto che anche le altre forze politiche avessero un atteggiamento altrettanto responsabile. Viene vista come una mancanza di democrazia dalle opposizioni, non so. La mancanza di democrazia, il Parlamento è sovrano e quindi sarà in fondo il Parlamento a decidere quali emendamenti eventualmente presentare e quali emendamenti eventualmente bocciare. Se ci sono pochi soldi e ci si rende conto che la contingenza internazionale questa è, credo che sarebbe responsabile da parte delle opposizioni presentare una serie di emendamenti qualificanti per la relazione politica, ma senza che questo necessariamente diventi una battaglia campale in Parlamento. Questo fa parte delle strategie delle opposizioni e non mi permetto di presentarle. Per quanto riguarda le forze di governo e di maggioranza, credo che sia giusto in qualche modo appoggiare un governo che ha saputo fare anche delle scelte complesse e difficili in una situazione Ucraina-Palestina che è certamente oggettivamente molto complessa. Poi da un partito democratico che in qualche modo si insegue il peggior grillismo sia dal punto di vista dei rigassificatori, sia dal punto di vista delle infrastrutture, sia dal punto di vista di quella malattia endemica del sistema italiano che è il benaltrismo. Ben altro servirebbe al paese, che francamente non mi aspetto un atteggiamento granché costruttivo.